Segnato il Verona, esulta il Bentegodi, impresa del Verona che batte la Roma, 0-0 tra Roma e Sampdoria, così non va. Le partite si vincono con i gol, non con il possesso palla, né tantomeno con le palle gol. Dobbiamo semplicemente capire cosa vogliamo fare, se vogliamo continuare a fare un campionato tranquillo o comunque anonimo, oppure se vogliamo migliorarci, vogliamo di più. Personalmente non sono mai stato uno a cui piacesse restare nell'anonimato, sono ambizioso, voglio emergere. E così voglio la mia squadra, ambiziosa, con voglia di dimostrare e con voglia di ottenere. Però è chiaro che non è semplice. Per fare questo servono spirito d'appartenenza e soprattutto attributi. Cic che si gira, ingresso in aria e sinistro! Eccolo il primo squillo, la prima meraviglia! Impresa della Roma che batte l'Inter a San Siro, 3-0. Le sfide di Champions hanno sempre qualcosa di particolare, notti magiche soprattutto. Barcellona, di rigore, va sul destro, lo vuole provare e poi va avanti in Barcellona. Trofazio chiude, la palla rimane lì, palo, 2-0. Chic, Ter Stegen e poi Mahrez, Mahrez, l'uomo Champions. Non importa, uno contro uno con Ter Stegen, Perotti, la riprende la Roma, 2-2. Per l'inserimento da parte di Pellegrini. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dopo le feste. È 27 dicembre, quindi spero abbiate passato un buon Natale in famiglia. Spero che abbiate mangiato come non mai e imbriacati come sempre, perché so che oltre ad essere autistici siete anche degli umbriaconi clamorosi. Io comunque, se vi interessa, anche se non vi interessa ve lo dico lo stesso, tutto bene, non so come faccio a essere ancora vivo, ma detto ciò, perché comunque torniamo di là, guardate cosa c'è. C'è Udinese-Roma, che sarà la nostra prossima partita, in un episodio in realtà, che si aprirà in questo modo e poi si chiuderà con due big match, perché non so se avete fatto caso alla classifica sotto, ma a fine mese giocheremo Roma-Milan, sfida direttissima per la Champions League e chissà, magari anche per qualcosina in più. E poi apriremo anche il mese di marzo con la sfida contro il Napoli. Adesso la cosa importante da fare, dopo comunque una grandissima partita che vi lascio qui sopra nelle schede, erano di qua le schede, mi sa di sì, assieme a Zlatan, Roma-Barcellona, che spero abbiate visto tutti quanti. Se così non è stato, vi autorizzo a mettere in pausa sto video e andare a vedere quell'altro, perché è stata veramente una cosa folle. Ma adesso Udinese-Roma, una partita altrettanto importante, perché l'Udinese in classifica è ultimo. Ecco, però fermi un attimo, perché noi con le ultime in classifica abbiamo una brutta tradizione. Basti pensare all'ultima sfida contro il Verona che abbiamo perso per 1-0, giocando bene, ma questo cioè, mi pare ovvio, se non giochi bene a Verona hai qualche problema. Però poi insomma conta chi vince e non abbiamo vinto noi. Andiamo al Dacia Arena, alla Dacia Arena, per giocare questa 25esima di campionato. Squadra in campo alla Dacia Arena in una partita che sicuramente vi racconteremo, o meglio vi racconterò con molta attenzione, perché è una Roma che ha ingranato la marcia, no? Con le ultime vittorie, soprattutto quella eroica in remontata nell'andata degli ottavi di Champions. Una Roma che appunto ha ingranato la marcia e non vuole più fermarsi di fronte a un Udinese che sicuramente non andrà sottovalutato. Così siamo stati bravi a fare l'andata quando vincemmo per 2-1, grazie tra l'altro al primo gol in campionato di Riyad Mahrez. Mahrez che oggi c'è, ma c'è anche un po' di turnover forzato, perché siamo in un periodo della stagione in cui giochiamo tantissime partite e tantissimi big match, gare che contano tanto, tra la Champions, il campionato e la Coppa Italia. Filip riesce a mandare in porta De Paul, ritardo Kolarov, corre De Paul che entra in aria, va con il destro in mezzo, salvataggio di Karsdorp, non è finita, Juan Jesus libera, Nainggolan fa fatica, allora Fofana al limite, si gira, lascia il pallone a Behrami che può provare il sinistro, poi torna da Samir, Mahrez gliela porta via, Roma che può ripartire in contropiede, che rischio, corso dai giallorossi che adesso si distendono con Schick, messo in movimento da Keita, la corsa da parte del cieco che rientra sul sinistro, salva l'Udinese, va verticale. Trova Bajic che poi manda in porta Filip. Qui la Roma fa un po' di fatica. Occhio che è un 2 contro 1. Corre Filip e poi la mette al lato. Che palla è lungo, lancio di testa, interviene Kolarov dentro per Keita. C'è anche il momento di Schick, va sul destro Keita, lo prova, Scuffet si oppone. Finisce qui il primo tempo, sicuramente spettacolare. La cosa certa di questo primo tempo è che c'è un avversario. Ecco, spesso la Roma si complica le partite da sola. Oggi devo fare i complimenti all'Udinese, perché è una gara molto difficile, che difficilmente, ripeto, scusate il gioco di parole, si sbloccherà.
Ora Nainggolan per Gonalon, che può andare con il destro. Va dentro da Schick, al limite si gira sul sinistro. Schick lo vuole provare, Scuffet! Poi altra palla interna per Bajic, che si gira dietro per Filip. Largo ancora, Janto, Udinese che adesso attacca, palla, calcio di rigore. Calcio di rigore netto, perché Fazio voleva intervenire sul pallone, mentre viene sull'uomo. Bajic, rete. Esplode la Dacia Arena. Udinese 1, Roma 0. E la situazione si complica. Poi Bajic salta ancora una volta Karsdorp. Spesso ci hanno saltato con questo tipo di situazioni. Poi Karsdorp è bravissimo a ritornare sul pallone con Foga. Palla larga per Florenzi, che lascia scorrere. Poi va a puntare Chandler. C'è anche il movimento di Pellegrini. Florenzi sul destro, deve tenere, non è semplice. Poi per Gonalon. Prova il tiro Gonalon, largo. Ryder Matos va sul sinistro, sempre Ryder Matos. Dentro per Filip, che si gira. Ancora Matos di fronte ad Alisson, che fa il miracolo. Ed è calcio d'angolo. Florenzi da Schick, che ha messo il turbo. Occhio a Schick, che va sempre. Schick converge benissimo, lascia il pallone a Florenzi, che poi torna fuori da Gonalon. Occhio ancora al movimento da parte di Nainggolan sul fondo. Under da Schick, si gira Schick, poi occhio a Pellegrini che si infila. Pellegrini, sempre Pellegrini, che ormai ci ha preso gusto. Di nuovo su assist di Schick, risolve la partita e salva la Roma da una sconfitta che sarebbe stata clamorosa. 1-1 la Dacia Arena. Lorenzo Pellegrini su inserimento fa 1-1. Adesso ci sono 30 secondi più recupero. Qui grande palla di Schick, inserimento e destro. Non può farci nulla l'estremo difensore dell'Udinese. 1-1. Pallone recuperato ancora dalla Roma. Vediamo un po'. Florenzi. Sterza, c'è Under solissimo a destra. Palla verso Under, che la mette giù. Cosa c'è? C'è fallo di Under. Come fa a essere fallo di Under? 3 di recupero comunque. Rinvio di Bubnic. Gonalon verso Schick, che mette giù. Poi però la lascia lì. Berami. Attenzione all'Udinese. Filip sul destro, Filip dentro, questo è il riassunto della nostra stagione. Una Roma che fa fatica a decollare, purtroppo, che arriva sempre a un passo da, ma poi sa via nel culo, perché questo purtroppo è il succo di tutto. 2-1 Udinese, è una stagione che è nata storta e così è costretta ad andare fino alla fine. E il fatto non è che io non sia fortissimo, perché sì, sicuramente quest'anno sono meno forte rispetto agli altri anni, mi sto allenando un pochettino di meno, ma è normale, la maturità. Non è questo il problema, non è questo, perché aspettate la seconda stagione. Non è che con il Leicester io il primo anno fossi scarso e il secondo un fenomeno perché ho vinto tutto. Magari c'è un equilibrio, no? Magari una stagione, se nasce storta, poi è complicato raddrizzarla. Non impossibile, per carità, ma complicato. La partita è finita alla Dacia Arena contro l'Udinese, che da ultima in classifica, ma io lo sapevo già, cioè l'ho detto all'inizio video, ci batte per 2-1 nel modo peggiore. Probabilmente avrei dovuto perdere questa partita 3-0. Così mi dà parecchio fastidio. Fortunatamente ci saranno due big match, e io mi auguro che, essendo due big match di fila, che poi sono molto di più, perché Milan, Napoli, Barcellona, Napoli due volte, quindi lì sì che bisogna svoltare. Però poi bisogna non perdere punti, questi punti, con le piccole, perché tra Verona e Udine tu dovevi avere sicuramente 6 punti in più. Comunque ho anche fatto un cambio di outfit, perché non porta benissimo la maglietta bianca, fateci caso. Al di là di questo, allora, ho ingaggiato questi due giocatori dal vivaio, anche perché comunque è una cosa che dobbiamo fare, e quindi dobbiamo anche, insomma, pensarci, curarla. Quindi Giovanni Moretti e Federico Ferrari, due esterni, uno a destra e uno a sinistra, entrambi, come vedete, potenzialmente molto interessanti. Poi bisognerà vedere anche giocatori in altri ruoli, insomma, quindi la società, che si era appena lamentata, adesso è contenta. Noi un po' meno, perché la sconfitta contro l'Udinese brucia, quindi nonostante poi, ecco, il fatto che le stavamo vincendo quasi tutte, perché la vittoria col Benevento, ok, la vittoria con l'Inter è una gran vittoria, quella contro il Barcellona ci dà stimoli, però al tempo stesso rischia un po' di rilassarci. Avevo paura di questo, no? E purtroppo così è stato. Quindi non sono soddisfatto della Roma vista a Udine. Ecco perché
andiamo un attimino a ragionare insieme. Allora, prima di giocare contro il Milan, una cosa che voglio fare assieme a voi, ditemi poi se siete d'accordo. L'ho fatta assieme a Zlatan durante l'intervallo di Roma-Barcellona, abbiamo vinto 3-2, perdevamo 2-0. Quindi tattica personalizzata. Allora, soprattutto in difesa. Perché? Perché bisogna fare un pochino meno pressing. Almeno questo è stato il suggerimento di Zlatan, che poi ha portato molto bene in realtà. Quindi questo può andare così. E soprattutto bisogna diminuire l'ampiezza della squadra. Perché anche se qui è su normale, in realtà la squadra sembra sempre molto larga. Quindi noi facciamo, tenendola sempre su normale, un 40, che mi sembra comunque che ci possa stare. Per il momento fare così, perché poi le difficoltà ci sono a livello difensivo. Anche il gol che la Roma prende a Udine, il gol del 2-1, insomma, è frutto di che cosa? Del fatto che quest'anno non ho ancora capito come devo intervenire sui giocatori. E quindi si creava troppo spazio, soprattutto centralmente, ma spesso abbiamo preso gol così. E quindi bisogna vedere un attimino se in questo modo si può evitare. Suggerimenti anche da parte vostra. Soprattutto per il resto, perché io momentaneamente lascio tutto così e poi ditemi voi. Quindi teniamo per il momento questa tattica personalizzata e andiamo a giocarci questo Roma-Milan, che vale tanto per la classifica, per il morale, insomma un po' per tutto, per risollevare un periodo che comunque si stava mettendo bene e quindi vorrei che restasse tale. Roma, Stadio Olimpico, 26esima giornata di Serie A e Roma-Milan è un big match assoluto, soprattutto per la classifica. Con la Juve che sta scappando, sta diventando una corsa alla Champions League, ma una corsa che va dal secondo all'ottavo posto, ovvero 6 squadre in 6 punti, veramente tante e veramente tanto lo spettacolo. Roma e Milan chiaramente stasera non possono permettersi passi falsi, giallorossi che hanno perso la sfida d'andata, sebbene vi ricordate, in maniera anche un po' sfortunata, ma fatto sta che arrivò una sconfitta 3-1 se la memoria non mi inganna. Stasera non possono permettersi di perdere punti, anche perché veniamo da una sconfitta contro l'Udinese per 2-1, una sconfitta insomma che abbiamo visto un po' tutti come è arrivata, ma è arrivata e purtroppo i punti sono quelli che contano. Di conseguenza Roma che deve vincere, Roma che però deve convincere, lo stava facendo ultimamente, si è un po' persa in Friuli, insomma. Questa la squadra giallorossa che ritrova Manolas dopo l'infortunio a fianco di Mascherano e non di Fazio. Si era formata la coppia pre-infortunio, per così dire, Manolas-Fazio, e stasera invece Marconi prova i due che non hanno mai giocato insieme, tra l'altro, quindi è un po' un esperimento rischioso, ma i rischi piacciono all'allenatore della Roma, che spesso insomma ha avuto ragione. È anche vero che spesso quest'anno non l'ha avuta e infatti insomma sono venuti dei risultati un pochino negativi. Questo è il Milan con il 4-3-3, attenzione lì davanti alla tridente pesante Suso, Kalinic e Oemeng, poi al centrocampo Biglia, che si è Montolivo, Rodriguez, Bonucci, Musacchio e Maio alle spalle, anzi davanti a Donnarumma. Concentrazione per gli uomini di Vincenzo Montella, inquadrato Javier Mascherano, è tutto pronto, da qui parte un rush finale di campionato importantissimo. La Roma poi altre due competizioni, altri due fronti su cui puntare, quello di Coppa Italia e soprattutto quello di Champions League, perché lo spiraglio quarti c'è dopo la vittoria in rimonta contro il Barcellona, proprio qui all'Olimpico, una settimana, 10 giorni fa, ma è cominciata Roma-Milan. Adesso concentriamoci sul campionato e non possiamo più sbagliare. Ecco da Ernest, attenzione a Omeong fino in fondo, Milan che parte aggressivo, prende Manolas sul cross, poi insiste ancora Omeong, dietro Kalinic, Alisson, poi la palla rimane lì, De Rossi, Alisson. Partenza incredibile da parte del Milan. Subito Nainggolan, Schick, Marez che va a destra, lo ha visto Patrick, bella palla del cieco per Riyad Marez che punta la porta, che entra sul mancino con una grandissima giocata, la mette Perotti, chiuso, poi ancora Marez che insiste, attenzione alla manovra avvolgente da parte della Roma, cerca di scavarla Riyad per Schick, anticipato Kalinic, lascia sul posto Manolas, ancora Omeng, bravissimo Florenzi a portargliela via. Roma che deve ripartire a 10 dalla pausa con la corsa di Florenzi che va in progressione, sempre Florenzi con Perotti largo. Ora la grande palla di Florenzi che manda in porta Perotti, attenzione che dall'altra parte c'è anche Marez, Perotti, sinistro, all'angolino, buca Donnarumma e fa 1-0 sotto la Sud. E il Molito, per uscire da un periodo potenzialmente drastico, fa 1-0 al 36esimo. Roma che adesso può anche diventare pericolosissima se Milan lascia spazi, palla interna verso Marez che chiude male, Nainggolan sul fondo senza deviazione, l'ha colpita male il ninja, peccato, ma qui emergono tutte le incertezze difensive del Milan. L'ho detto, se la Roma ha spazio in contropiede può essere veramente letale. Corridoio per Marez, largo da Florenzi,
che la mette arretrata. Sta arrivando Nainggolan. Non so come, ma non è entrata. Calcio d'angolo. Nainggolan. Perotti centrale col movimento di Schick. Servito, mandato in porta. Schick, attenzione. Salta Donnarumma. Schick. Eccola. La prima meraviglia all'Olimpico. Davanti al suo pubblico. Patrick Schick. 2-0 Roma. Subito in avvio di secondo tempo, la palla di Perotti geniale, Schick è bravo a tenere di fisico, poi si sposta il pallone su Donnarumma e con il destro la mette alle sue spalle. Roma 2, Milan 0. Come loro all'andata, cinici. Ripeto, Roma che quando avvarchi può essere veramente letale. Allora la palla è per Maresca e va sul sinistro, prova a calciare. Lo sapevo, no? Ha preso il palo all'andata, da via l'ora ritorno. Poi però insiste la Roma con Perotti che rimette il cross. Donnarumma malissimo. Arriva De Rossi, ma c'è Montolivo. Finisce qui. La Roma vince 2-0 contro il Milan, giocando una grandissima partita. Forse un po' di sofferenza iniziale data la palla gol, che sicuramente fosse stata concretizzata dai rossoneri avrebbe cambiato la partita, come spesso è stato in questa stagione. Fortunatamente non è stato così. La Roma ha saputo soffrire quando c'è stato da soffrire, ha saputo dominare per tutto l'arco del match, insomma poteva segnare anche molto di più, diciamocelo. E allora vittoria importante che ci dà fiducia, e così doveva essere. Tre punti importanti che ci portano a più tre, ma il Milan dovrà recuperare un'altra partita, quindi attenzione. Comunque il campionato è ancora lungo, rush finale sì, è giusto come abbiamo aperto, perché adesso dobbiamo capire che da qui alla fine saranno tutte finali, non possiamo permetterci di sbagliarle, anche se poi fa ridere perché tutte finali, noi la nostra esperienza lo sapete, le finali le abbiamo perse tantissime, cioè sia la Roma nella realtà che poi noi su FIFA, quindi questa cosa fa molto ridere. L'unica cosa che vi volevo dire, ve la dico adesso e non alla fine del video, perché so che molti poi potrebbero non seguire il video fino alla fine, cioè, o meglio, sì, però poi quando uno fa l'outro, cioè lo youtuber generalmente è poco seguito, e quindi ve la dico adesso. Servirebbe intanto conferenza stampa per Roma-Napoli. L'ultimo scontro l'abbiamo vinto. Io comunque voglio parlare bene di Sarri, perché è importante secondo me questa cosa. Riguardo il mio impiego, Nura, stai bene così. E poi c'è anche Dzeko che ci dice che è in grado di giocare. Probabilmente lo vedremo all'opera contro il Napoli in Coppa Italia, sicuramente in campionato. Ma comunque, volevo dirvi che serve un po' di coerenza, dovete stare calmi e serve rispetto. Rispetto e soprattutto, insomma, la memoria così corta non va bene, no? Cioè, nel senso, voi mi seguite da parecchio tempo, poi c'è anche chi è nuovo, lo capisco un po' di più. Non capisco neanche quello, però diciamo che lo capisco un po' di più. Ecco, per chi non è nuovo, quindi per quelli che mi conoscono, dovete anche farvi, cioè nel senso, non potete passare dal sei una pippa al sei un fenomeno, o meglio dal sei un fenomeno dell'anno scorso al sei una pippa di quest'anno, perché così non va bene, cioè non ci sta, non è logica questa cosa. È logico che io quest'anno, giocando meno a FIFA, sia meno pratico e devo assolutamente allenarmi insieme a voi, provo sempre a migliorare, ma io non posso sotto ogni video trovarmi le solite critiche, poi i complimenti, perché quelli ci sono, quindi figuriamoci, ma soprattutto le critiche. A me dà fastidio perché mi sembrate stupidi, cioè a me dà fastidio più per voi che per me, a me poi, cioè, posso anche dire chi se ne frega, però mi dà fastidio perché non siete stupidi, e allora dimostratemi di non esserlo. Il discorso è che io, più che dire, perché pure contro il Barcellona c'è chi mi ha commentato col minuto in cui io ho detto quest'anno ho difficoltà perché hanno modificato le linee difensive, che è vero, e c'è chi mi ha scritto un'altra scusa, non la trovi? Scusa, io più che dire che ho difficoltà io perché loro hanno modificato, che è un dato di fatto, che devo dire? Che sono una pippa? Sarebbe sbagliato! Sarebbe sbagliato, perché non è vero, perché non è che improvvisamente sono una pippa. Probabilmente sono scarso difensivamente in base a quello che ha fatto FIFA, devo allenarmi, ma da qui a dire che buttiamo merda su Marconi è diventata una pippa a giocare a FIFA, o meglio è sempre stata una pippa, l'anno scorso come mai vinceva? Non lo so. Ma perché Marconi c'ha difficoltà? Diciamocela tutta. Perché Marconi forse quando perde col Verona al Bentegodi di 1-0 non rigioca la partita. Quindi guardiamo le cose a 360 gradi. Se perde lascia la sconfitta, anche sputtanandosi, però lascia la sconfitta. Detto ciò, Roma-Napoli, Coppa Italia, semifinale d'andata. E allora, si scalda Marez, si scalda Manolas, ma soprattutto si scaldano Schick e Dzeko, perché stasera, signore e signori, intanto inquadrati anche Marek Hamsik e compagni, li vedremo insieme. Li abbiamo visti insieme soltanto nel precampionato e poi in un pezzo della partita contro l'Atalanta. Schick fornì l'assist per il gol del 3-3 a Dzeko, che salvò la Roma dalla prima sconfitta all'esordio in stagione. Ebbene, stasera li rivediamo insieme in un modulo un poco diverso, perché non è 4-3-3, non è nulla di simile, è un 4-2-2-2, il modulo che fece le fortune di Marconi su FIFA 16 con i vari Ronaldo, Depay, Aubameyang, Bacca, insomma, compagnia bella.
Coppa Italia, semifinali all'Olimpico, si gioca la sfida d'andata tra Roma e Napoli, squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco. Dall'altra parte, come avete visto, c'è la Juventus contro un avversario che non ho visto, forse l'Atalanta addirittura, può essere, se non ho visto male, ma comunque insomma c'è il rischio, se passassimo il turno, di incontrare la Juve, come spesso è stato. Non so se avremo la fortuna di viverla con Zlatan, perché come sapete Zlatan è sceso a Roma per le feste natalizie, ma tornerà a Londra almeno fino a marzo, quindi questo è. Ma concentriamoci su Roma-Napoli, inquadrato Insigne. Roma-Napoli che in campionato è stata una gara molto viva, la Roma era nel periodo più nero della stagione, ma vinse in rimonta grazie ai gol di Mahrez e Nainggolan a ribaltare quello iniziale di un as. Eccolo qui, Nainggolan e Rossi a centrocampo con Mahrez, Perotti larghi, Schick, Dzeko davanti. È una prova di base questo modulo, ma una prova neanche troppo, perché poi abbiamo dei giocatori che hanno le caratteristiche per giocare in questo modo. Nainggolan arpiona quel pallone alla sua maniera, poi Perotti con la suola, c'è Mahrez dalla parte opposta, c'è Dzeko centrale, servito il bosniaco che rioffre il pallone a Perotti, destro! Reina c'è, quindi ha preso il fondo di Avarà, mette il cross col sinistro verso un asse, Kolarov, poi arriva Jorginho, il suo destro al lato, pericoloso il Napoli al 19esimo. Pellegrini, occhio che a campo centralmente Pellegrini sicuramente non è timido, lo sappiamo, e allora va fino in fondo, Pellegrini in aria, sterza, poi calcia Reina, alimenta Nainggolan però, poi Pellegrini, c'è un der che la invoca anche il pane Karsdorp, ecco il cross verso Schick che ha provato un qualcosa di meraviglioso, la palla è sul fondo. Tonelli, occhio al pallone per Mertens, mamma mia, palo di Mertens. 0-0 tra Roma e Napoli, non ci ha detto nulla questa andata delle semifinali, l'unica cosa che ci ha detto, compresa ecco questa stretta di mano finale tra Marconi e Sarri, è che c'è molto equilibrio tra Roma e Napoli, le occasioni non sono mancate né da una parte né dall'altra, allora tutto rimandato ai 90 minuti di ritorno, ma intanto fortunatamente ci potremo godere, non adesso perché adesso lo interrompiamo qui, ma domani, perché domani uscirà un altro episodio, quindi tra 3 giorni subito un altro match tra queste due squadre, al San Paolo questa volta, forse qualcosina potrebbe cambiare anche perché lì si parla di campionato, è chiaro che entrambe vogliono vincere per inseguire la Champions League e soprattutto il secondo posto, credere ancora nel sogno scudetto, insomma tanti sono gli argomenti, siamo soltanto a fine febbraio, c'è ancora tantissimo da giocare e allora domani ci gusteremo la sfida contro il Napoli e soprattutto il ritorno contro il Barcellona. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se non lo siete ancora, passate in descrizione per tutti i miei social, passate da OneFootball che è la mia app di riferimento sul mondo del calcio e scaricate, anzi no, che cazzo sono di, acquistate maglie a prezzi davvero bassi, suddivise calcio top, link in descrizione. Un bacione e a domani, bella regà.